Va bene, ma una cosa che non avete ancora imparato sulla Terra, la cosa più importante che avreste dovuto insegnare, che avrebbero dovuto insegnare ai figli dei vostri figli, il discernimento. Certo, Ma quello manca, ma quello manca, manca ancora oggi. purtroppo il discernimento penso che faccia parte di una certa razionalità che Fa parte dell'uso positivo dell'intelligenza. Ecco, però l'uso positivo dell'intelligenza non è sempre che si riallaccia all'uso della razionalità che guarda le cose in una Ma il maniera. razionale può anche tradire, perché spesse volte raziocinando, spesse volte il positivo diventa negativo. Bisogna sentirlo dentro, la verità si sente dentro, Certo. non si deve sentire qua, perché se la metti a macinare, la pietra diventa sabbia. È per questo che ieri le parlavo di percezioni e con diversi tipi di contatto. Sì, Appunto per questo. ma io qua sto parlando a persone che hanno una certa predisposizione e quindi. Anche perché sono guidati, sono istruiti, sono alla ricerca di qualche cosa che può fare migliore la vita, che può salvare la vita, come ha detto il nostro caro fratello Salvo Rocca. Quindi sto parlando a queste persone. Io no, non uso fare assemblee, Nel assolutamente. nostro piccolo penso che siamo venuti con quella poca intelligenza che il Padre Eterno ci ha dotato. Non siete venuti, li hanno mandato. I chiedi per. Non siete venuti. Fate un genio se vuoi. Li hanno mandato per un motivo ben preciso. Prima per quel motivo, per quello che è avvenuto stamani. Va bene. Poi per quello che avviene stasera, perché ancora non abbiamo finito il discorso, no? Ancora c'è da star male un pochettino, man mano che ci attendiamo nel discorso. Perché non dobbiamo soltanto recepire quello che si sente e poi dimenticarcelo. No, bisogna inchiodarlo nel cuore. Perché io ho molta paura di tutti quelli che dicono sì, con la bocca e no, 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 con il cuore. Grazie. Prego. Io vorrei fare un attimo di pausa e abbiamo Sì, detto complementare, ma il discernimento consiste in questo. Io no, il bello e il brutto, il male e il bene, ma io no, posso sì sapere che esiste il male, ma devo discernere tra il male e il bene, altrimenti mi faccio coinvolgere più dal male che poco dal bene. Certo, ma per noi il vero è quello che possiamo constatare. Io parlo per noi, dico per l'uomo Sì, che vive d'accordo. abitualmente la propria vita e sta morendo piano piano, se ne rende conto. No, non ci rende conto. Se ne rende conto che sta No, noi morendo. altri ci rendiamo conto, per questo siamo qui. Ci stiamo rendendo noi altri conto di Ma questa se realtà. ne La gente è rendono conto e si sono vestita. rassegnati a morire, questo che è terrificante. Nemmeno. Sono talmente chiusi, l'hanno chiuso in una scatola così ferrea. L'hanno reso così ignorante da non pensare né che stanno vivendo né che stanno Ma quelli sono morendo. già cadaveri. Allora ce ne sono tanti. Purtroppo sì. Percezione è qualcosa che fa parte della nostra mente, che non è certo il Fa nostro parte cervello. della natura umana, sì. Certo, non è certo il nostro cervello. No. Bene, prima abbiamo parlato della Madonna, Eugenio. Bisogna vederla come la madre del Cristo o come la madre di Gesù. Come la madre di Gesù. Cri Quindi la madre fisica. Gesù non è stato altro che il personificatore di Cristo nel momento in cui il Battista lo battezza. Scende e prende possesso di lui, è un genio solare. Difatti Gesù non disse mai di essere il Cristo prima di essere battezzato. Quando il Battista lo vede, lo guarda, lo aspetta, non so se avete visto anche nel film di De Ferelli, è fatto molto bene questo, soltanto manca la parte trascendentale,
questa luce che lo compenetra, che molti videro è a forma di colomba, e ancora si dice che sia lo Spirito Santo, e era lo Spirito Santo, perché i cristici geni solari sono lo Spirito Santo, sono il loro Spirito è Santo. E allora cominciò ad essere Gesù Cristo. E qualcuno che domandò, dici, ma quanto viene questo tuo Redentore? Ma quando è? Razza di vivere, è passato in mezzo a voi e non l'avete riconosciuto. Allora era Gesù Cristo. Difatti è comprovato che erano due persone distinte, come sono due persone distinte, come sono io in sostanza. Io sono Eugenio Siracusa, ma c'è l'altro, il pilota, che non è Eugenio Siracusa, è un altro. E dice, io me ne vado e non mi vedrete più, però starò con voi fino alla fine dei tempi, lo credo. Gesù invece disse, io non vi lascerò, io ritornerò in mezzo a voi. Chiaro che erano due distinte persone che facevano due promesse, una che non sarebbe venuta più e l'altra che sarebbe ritornata. Gesù ritornerà. Eugenio non parlava delle leggi che aveva lasciato, che sarebbero state quelle a seguire l'uomo fino alla fine dei tempi, non lui fisicamente. Non rubare e l'uomo ruba, non commette l'adulterio e l'uomo commette l'adulterio. Non ammazzare, l'uomo ammazza. Non appropriate tutte le leggi, l'uomo li ha messi a rovescio in pratica. Quindi di quale legge dovevo parlare? Certo. Quale legge dovevo lasciare? Cristo le ha lasciate, l'uomo non le ha. Non è stato redetto l'uomo. Dovete questo rendervi conto di questa verità. L'uomo ha rifiutato la redenzione. Ha rifiutato di entrare in una confederazione di eletti che avrebbero potuto mettere in pratica quello che gli era stato detto, voi siete dei e farete cose più grandi di me. Hanno rifiutato questo privilegio e sono diventati dannati tutti, escluso una parte. Diciamola la verità. Signor Siracusa, prego. Vorrei farle una domanda. Prego. Lei prima ha detto che la Madonna non è da interpretarsi se non come la madre materiale del Cristo. Di Gesù quindi della parte umana. Quindi rappresenta un vettore attraverso cui si è servito qualcuno, complessivamente. Il Cristo. Il Cristo aveva lui stesso edificato il suo corpo in Maria, senza violentarla, ma essendo creatore di forma e di sostanza, aveva creato il corpo, il piccolo corpo, il germe, l'abitacolo che lui doveva prendere ad una certa età. Sì, d'accordo, questo infatti l'avevo capito. Però, a giudicare il suo discorso, perlomeno da come ce lo presenta, sì. Non vedo molto, personalmente, la logica del fatto che allora la Beata Vergine Maria venga rappresentata come viene rappresentata oggi anche da lei, come una donna eletta, se non è stato altro che un vettore attraverso cui un qualche cosa di superiore si è manifestato. Che necessità c'era di porla sul piano cosmico? Ci vuole l'accettazione. La Madonna ha accettato di essere così come è stata. Non tutte le donne potevano accettare questa condizione sine qua non di essere madre di un corpo senza inseminazione e vederlo morire dopo per giunta. L'ha accettato. Ecco perché è stato detto, beata tu fra le donne della terra,
beata tu fra le donne, beata. E il sole divenne sangue e carne. Accettò. Accettò questa sua missione. Come l'accettò un'altra persona che è vicino a me? E faccio un'altra domanda cattiva. Prego. Lei era lì? Io? Sì. E lì è? Lei, in persona. Sì, ero lì? Mm-hmm. Certo. E io vi posso raccontare cose che non avete mai sentito. Sentite un po'. Scrivi, figliolo, poi Mandes ti parla, poi Mandes è il sole, il padre di tutte le cose. Non è uno con la barba, che va dal barbiere per tagliarsi la barba, o si fa i capelli, o si fa lo shampoo, eh? Non ha la figura umana, ma una parte sua è dentro di noi, in ognuno di voi. Avevano ragione gli antichi padri ad adorarlo, perché era fonte di vita e di verità. Lui è mio padre, tuo padre, suo padre, il padre di tutta la creazione. Quando vi svegliate, lo spirito rientra nel suo tempio materiale sensitivo. Quando vi addormentate, allora lo spirito è libero nella sua vera patria, nel tempio del grande spirito, tempio immateriale, emozionale, contemplativo, dove non esiste né tempo né spazio. Questa è la verità che a molti sfugge, ma che rimane verità eterna ed immutabile. La vita materiale sensitiva istruisce e costruisce la vita immateriale emotiva. È una scuola, un metodo di insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere e ad informare il grande cosmo. È una genetica cosmologica, sempre protesa a realizzare l'equilibrio del dualismo relativo assoluto materia-spirito. Le esigenze delle piccole cose non sono dissimili dalle esigenze delle grandi cose. Il micro ed il macro si compenetrano vicendevolmente per realizzare il divenire continuo dell'eterno essere che vi contiene. Ti ho parlato e la mia luce è in te, figliolo. L'essere che ci contiene è composto di 150 bilioni di universi. Se io potessi ascoltare in questo momento uno degli enzimi organizzati in una delle due cellule del pancreas, cosciente così come sono io, mi parlerebbe di tu del suo cosmo, che saresti tu. Quindi l'uomo microcosmo in un macrocosmo. Ma questo l'abbiamo sempre saputo, Eugenio. Noi che cerchiamo il vero, sappiamo chi siamo e sappiamo cosa cerchiamo. Questo è importante, perché dovete sapere anche un'altra cosa. Non vi crediate di essere il tutto. Voi appartenete all'universo virale. Non siete degli dèi ancora. Dovete ancora aspettare molto tempo prima di esserlo. Eugenio. Prego. Posso? Lei ha parlato, siccome prima parlavamo di leggi del Cristo,
può dirci se prima del Cristo, considerando altre civiltà, c'è stato qualcuno che ha traslato queste leggi, cioè chi poteva avercele prima della venuta del Cristo in altre civiltà tipo Atlantidea oppure prima? Sì. Sì, prima chi poteva avere queste leggi del Cristo? Sì, sì. Hanno tentato con gli Atlantidei. E nell'isola di Poseidone io c'ero anche. Era la mia prima missione. Mi chiamavo Barat. E questi signori avevano portato nell'isola di Poseidone una scienza impensabile ancora in questi tempi. Impensabile. Ma l'uomo, invece di usare positivamente la scienza, lo usò negativamente e si è autodistrutto. Quindi come conseguenza logica, ogni qualvolta le leggi non vengono traslate, c'è la distruzione. Quello che sta succedendo oggi. Oggi questa umanità sta rasentando l'autodistruzione. E lo sa, lo sa. Quello che è il più raccapricciante è chi lo sa e rimane passiva, indifferente. Ecco perché è arrivato il tempo di salvare il salvare. Perché fra non molto, mi dispiace dovervelo dire perché non vi voglio far ridere e nemmeno farvi piangere, fra non molto, se continuerete di questo passo, di questa generazione, non rimarrà traccia, memoria. Perché molti fanno odore di morte e non lo sentono. Solo quando li portano all'ospedale dove non c'è più rimedio, cominciano a capire che stanno morendo. Bevete pure acqua alla tranzina, mangiate carne estrogenata, cibi adulterati, respirate quest'aria velenosa, sì. Perché? Perché accettate queste condizioni? Non è voler morire ad ogni costo? Che cosa possiamo fare di più di avvertirvi? Io vi ho avvertito 10 anni fa, 15 anni fa di quest'acqua, presto non ne avrete più. Mi hanno chiuso in prigione, mi hanno fatto fare 7 mesi di carcere. 72 giorni, 73 giorni di carcere. Perché spingevo la gente, cioè seminavo terrore, ero terrorista, psicologico, allarmista, catastrofico. E ancora sono giudicato così. E sarete giudicati così anche voi. 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 Io ho già detto che se mi uccidono ci sta che mi sostituisci. Lo so anche a me. lo sanno che non possiamo ma io voglio nemmeno se lo desiderano. Qualcun altro pure l'ha ucciso perché lo diceva. A me hanno tentato di uccidermi e alla vigilia di Pasqua dell'anno scorso. Strano. Oggi alla vigilia di Pasqua compio 70 anni. Quest'anno. L'altro anno volevano uccidermi. Hanno mandato un killer a casa, ha spaccato la porta, ha ferito mia suocera, le hanno dato non so quanti punti in testa, stava attaccando lei, aveva attaccato a Giorgio che era mio ospite e a Filippo e doveva salire lì sopra soltanto per uccidermi. Perché lo aveva mandato il diavolo. E allora ci disse guarda, io ti mando al diavolo a te. L'ha salvato lei, perché io ci avevo messo il giovanotto nella gola, perché badate, è bene che lo sappiate. Io non sono tanto misericordioso con gli assassini della vita. Io amo colui che amate voi altri, lo stimo molto, ma sono amico del padre.
e la legge del padre la rispetto minuziosamente, e cioè occhio per occhio, dente per dente, chi di spada ferisce, di spada ferisce. Così regna la pace, la giustizia e l'amore e la fratellanza. Ma lo devi avere la paura, stai attento, perché questi assassini ci sono per le strade, sono liberi. Non è così? E di questo vi dovete preoccupare se volete sopravvivere. E non soltanto di questo. Mi meraviglio che questo Papa, questo vostro Papa, io dalla nostra dimensione papi non ne abbiamo. Abbiamo scienziati che conoscono la legge causa-effetto. Quelli che governeranno la futura generazione, fra cui c'è Ettore Maiorana, fra di costoro, che per ora è giovane, ha ringiovanito la sua vita, nemmeno 20 anni ci date, eppure ha passato i 60 anni. Sono gli scienziati a governare la nuova generazione, coloro che conoscono la legge inviolabile causa-effetto. E allora, quello che vi stavo dicendo, del Papa, dice, questa misteriosa malattia chiamata AIDS, ma quale misteriosa? Ma come? Lui che si crede di essere infallibile, che sa tutto, ma che misteriosa? Sodoma e Gomorra è stata distrutta perché era infestata per il 99% di questa malattia. E i Niniviti si sono salvati per un miracolo, perché Giona poteva benissimo dire non ci va. E la prima volta si era rifiutato. Poi invece ha ubbidito ed è andato dai Niniviti a dire, oh, volete fare la fine di Sodoma e di Gomorra? No, per carità, io lo so, messi il sacco loro, i figli, gli animali, e si sono arrabbiati. A chi dobbiamo salvare oggi? Me lo vuoi dire per cortesia? Quelli che restano, ovviamente. E come lo sai che quelli che restano non sono impestati? Non si può sapere. Ecco, e questo è il guaio. E invece loro lo sanno. Difatti mi hanno detto che se si dovesse fare un test obbligatorio in Italia per conoscere realmente quanto sono gli infestati di AIDS, cioè i sieropositivi, sarebbero 18 milioni e negli Stati Uniti 36 milioni, senza parlare poi dell'Africa, del Giappone, della Cina, eccetera, eccetera, dell'Asia. A chi dobbiamo salvare per fare... continuare a vivere questa razza umana? Gli eschimesi, anche loro sono infestati. A questo punto mi sorge spontanea una domanda. Come? Mi sorge una domanda. Bene. Esattamente, per lei, che cos'è la fede? La fede? La fede non è una cosa che si mangia. Il proprio punto. È presa di coscienza. Questa è la fede. Se si ha una fede cieca, a che serve questa fede? È come dire, io prego dalla mattina alla sera e poi non opero bene, a che cosa serve pregare? Io devo pregare, sai quanto? Quando sono tentato, allora sì, devo pregare. Quando sto per essere tentato, faccio, Signore, Padre nostro che sei nei cieli, non indurmi in tentazione. E devo rivolgere a Padre, perché lui può indurre in tentazione. O no? Non è così? È giustissimo. Però, cioè insomma, è un qualche cosa che ognuno di noi forse può vedere un po' in maniera soggettiva, penso. Io gradirei da lei invece una definizione analitica, per quanto possibile stringata, di quello che può essere. La vuole, ad esempio. La vuoi la stringata proprio? Perché come la fede, non si tocca, non si vede. Eppure esiste, l'amore esiste, il bene spirituale non si vede, non si tocca, ma esiste.
sono cose che non si vedono, non si toccano, non fanno parte di questa dimensione, fanno parte della dimensione spirituale, astrale. Ed è per questo che mi sto rivolgendo a lei. E appunto, ti sto dicendo, guarda, quanto tu ami tuo fratello come te stesso e non desideri di fare al tuo fratello quello che tu non vorresti fatto, allora sei cosciente, allora hai la fede, allora hai la luce, allora è Cristo in te. Ecco perché la loro legge è una sola: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto. Ma questo non è rispetto per tutte le forme di vita? Non è rispetto per tutte le forme di vita? Certo, è rispetto per tutte le forme di vita, ma bisogna conoscere anche la legge della vita. E la legge della vita la conosciamo. Non pensate che l'asino rimarrà sempre asino, eh? Sarebbe comodo, eh? Io conoscevo un cane che era un prete. E conosco molti di qui dentro che possono diventare pecore, galline, non so, altri animali, facendo la morte seconda. Io vorrei invitare... Perché siete stati tolti dallo spirito collettivo animale. Non siete voi a riflettersi sugli animali. Non siete, non è l'uomo che si riflette sull'animale, è l'animale che si riflette sull'uomo. Perché l'apice piramidale dell'animale è l'uomo, ma sta diventando al di sotto dell'animalità. Qualche cosa di peggio. Prego. Chiedo scusa. Prego. Mi chiamo Caputo. Vorrei chiedere al signor Eugenio, come mai io ho letto dei riviste scientifiche, Rizza Scienza, numero 16 per essere preciso, dove parla dell'apparizione della Madonna. Ci sono dei equipi scientifici che hanno fatto un'analisi scientifica su questa gente che vede la Madonna. Io vorrei chiederti in particolare, che non ho capito tanto bene, c'è della gente che ha bisogno di andare in estasi per vedere la Madonna, mentre ci sono certa gente che non ha bisogno di entrare in quella frequenza superiore e parlano liberamente. Tant'è vero che si sente persino la voce e parlano altrettanto con gente che ci sta accanto, domanda e risposta. E questo non riesco a capire. No, è semplice, è semplicissimo. E che non conoscete la loro scienza, questo purtroppo, e che siete ancora all'età della pietra. Scusatemi, vero? Non è un'offesa, è la verità. Ancora siete padroni della bomba atomica, avete una grande tecnologia, poi i telefoni non funzionano, eccetera, eccetera. Gli ospedali nemmeno. Va bene. Lasciamo andare questo, non è questo. È che non, loro fanno dei sondaggi ben precisi verso le persone che contattano. La Madonna non è sola, non è che è chiusa in un monastero, va bene, isolata in una cella. La Madonna ha un esercito angelico infinito. Perché ci sono più tipi di estasi? Sì, ci sono più tipi di estasi, sto dicendo perché. Perché ci sono più diversi programmi, programmano la persona secondo la qualità di ricezione spirituale rispetto all'altra.